Eccoci, questo è il video che darà inizio alla serie del dietro le quinte al prossimo drop di Not From a Designer. Ora però questa serie verrà divisa in più puntate, partiamo dalla prima. E fondamentale secondo me, prima di un nuovo drop, è analizzare il precedente e capire dove sono stati i punti di forza, i punti deboli, le cose da migliorare e le cose che sono piaciute di più. E anche quelli che sono piaciuti. Sono tante cose da analizzare. Quindi questa prima puntata sarà incentrata molto su quello. Oggi siamo qua, che è un paio di giorni che sono iniziati i saldi e quindi dobbiamo preparare un po' di pacchi. E mentre li prepariamo facciamo un attimo due analisi su come è andato questo drop. Senza entrare troppo nel dettaglio della contabilità di come è andato, perché non è quello l'obiettivo, non è flexare soldi o cose. Si tratta solo di capire un po' come andate in generale. Possiamo vedere che il totale dell'ordine che abbiamo effettuato. Allora, andiamo qua, che questa è la più interessante. Prodotti più venduti: 67 t-shirt con la scritta, 39 t-shirt con logo, 31 camicie e 5 pantaloncini. Questi poi sono dei dati solo su Shopify online, quindi poi ci sono tutte le vendite che ho fatto io di persona. Il giorno dell'evento e tante altre. Questo ci fa capire che la t-shirt con la scritta, che è diciamo quella un po' più appariscente anche, è piaciuta molto. È stato un azzardo che è andato molto tra le ragazze anche. Infatti ci sarebbe l'idea anche di fare qualcosa per le ragazze, quindi se avete qualche idea o consiglio scrivetemelo pure nei commenti. La t-shirt con il logo comunque è andata bene, la camicia pure. I pantaloncini sono andati malissimo. Questa è un'analisi che abbiamo già fatto, allora che abbiamo già capito e troveremo una soluzione. Le taglie che sono andate di più sono la S, questo perché? Perché le taglie erano molto grandi, quindi dalla prossima io vorrei fare la XL, la L diventa l'XL, la M diventa la L, la S diventa la M e ci sarà una nuova S, così da rimpicciolire un po' le dimensioni. Altri dati interessanti, vabbè, definito un attimo queste piccole cose che abbiamo detto, adesso nel frattempo che preparo gli ordini ho un'idea che secondo me è molto interessante. L'idea che avevo per capire bene gli errori che abbiamo fatto, o comunque anche le cose positive, visto che ancora siamo un brand emergente e abbiamo la possibilità di rimanere in contatto con i nostri clienti, mandiamo una mail a tutte quelle persone che hanno acquistato e gli chiediamo con gentilezza, se avranno voglia di rispondere, delle recensioni che vogliono lasciare su Not From a Designer, se delle cose che secondo loro da migliorare, dei lati positivi, delle cose che vorrebbero vedere nelle prossime collezioni e iniziamo già a raccogliere un po' di informazioni che poi analizzeremo nel prossimo video. Oggi facciamo partire i primi ordini dei saldi e vabbè, detto ciò, non sono ancora riuscito a scrivere la mail perché non so bene come scriverla, però vabbè, questo è il primo passo che voglio fare, ma vorrò analizzarlo nel prossimo video. Questa serie vuole portare ognuno delle persone che è interessato al progetto, vedere anche il dietro le quinte, quindi cosa ci sta dietro per arrivare al drop poi ufficiale. Quindi vorrò farvi vedere tutto il disegno dei vestiti, la scelta dei materiali, dei colori, i prodotti da realizzare, e lo shooting, il marketing, come farlo, il perché di certe scelte, tante scelte farle prendere a voi. Quindi intanto siamo a metà video circa, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, almeno rimanete aggiornati. E poi soprattutto se avete un'idea, scrivetelo pure nei commenti su Instagram, scrivetemi che io sono molto disponibile, sarei molto contento di rendervi sempre più partecipi a questo progetto. E perché appunto Not From a Designer è dalla gente per la gente come i Dogo e quindi voglio coinvolgervi il più possibile. Ora portiamo i pacchi a spedire e poi vediamo come procede. Comunque la parte più bella di questo lavoro, se mi è concesso dirlo, è quando vai a spedire i pacchi. Cioè, ora sto andando e sono proprio felice perché capisco che qualcuno sta credendo in me e mi sta dando fiducia. Mi riempie il cuore questa cosa. E magari qualcuno sta anche guardando questo video. Quindi grazie, fratello o sorella. Questa serie di video vuole essere anche un modo per raccontarvi un po' la mia vita, quello che faccio e tenervi aggiornati settimanalmente, ovviamente concentrandoci sul progetto che è il brand. Niente, la giornata di oggi è finita, ho fatto partire tutti gli ordini dei saldi, non ho ancora scritto la mail, domani mi prometto di farlo la mattina appena mi sveglio, ora vado all'allenamento, poi tornerò a casa e andrò a dormire. E niente, noi ci vediamo domani. Ciao, questo è l'altro giorno, ora prepariamo due pedine e nel frattempo vi spiego cosa ho fatto stamattina. Avete presente la lettera di cui vi parlavo? Cioè in realtà ieri notte, non stamattina, sono tornato all'allenamento e ho creato un Google Form. Per chi non sapesse cos'è, è praticamente un questionario che tu crei e
che puoi collegare direttamente a Google Fogli, che ti registra le risposte, te le mette tutte in ordine, eccetera. L'ho fatto per raccogliere più dati possibili sui punti di forza e i punti deboli. È un voto che la gente vuole dare, not from a designer. Vabbè, tutte quelle informazioni di cui abbiamo già parlato all'inizio del video. E niente, però voglio analizzare nel prossimo video. Detto ciò, ho altre cose di cui parlarvi. Questa serie vorrei che diventasse un appuntamento fisso del mercoledì alle 14. Infatti questo video uscirà mercoledì. Spero si sia capito bene il concetto di quello che voglio far passare con questa serie. E abbiamo già alcuni punti in sospeso. Comunque da questa alla prossima puntata avremo da analizzare i dati di analisi che abbiamo detto. Poi dobbiamo trovare un nome a questa serie. Questa puntata la chiamerò episodio 1, dietro alle quinte del prossimo drop di Not From A Designer, ma è un po' lungo. Dovremmo trovarne un altro, secondo me. E se volete darmi una mano, poi su Instagram metteremo un sondaggio con le proposte più votate. Quindi scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E aggiungo anche il boss. Hola, adios. E il video di oggi finisce qui. Ho iniziato a bozzare i disegni del drop e non li vedrete perché blurrerò sicuramente questa parte, ma perché ne parleremo nel prossimo video. Quindi iscriviti, attiva la campanellina e noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 14 con la parte 2. Bella! Serve un altro, non ce l'abbiamo.